risolte anche gli ultimi impicci di natura e di quei trasferimenti. E questo momento l'abbiamo pensato con Fabio, l'abbiamo pensato con tutti, siamo stati un po' immediatamente pronti e, a volere questo momento di ricordo di Aldo, anche perché per una strana serie di per una strana coincidenza credo che l'ultimo lavoro, l'ultimo impegno, in effetti l'ultima fatica di Aldo fu proprio la collaborazione al numero di partecipazione e conflitto sui partiti politici che ha visto me, ma anche Marco e Lorenzo come curatori, e Aldo ci diede un'ottima mano naturalmente sia come per il referaggio di alcuni pezzi e anche per alcuni consigli. La cosa in realtà diciamo è un momento anche abbastanza difficile, perché Aldo aveva un po' nella sua mania di perfezionamento a volte la tendenza ad essere sempre in ritardo nelle consegne, e quando lo chiamai subito dopo Natale lui diceva: sono un po' stanco eccetera, ma non ti preoccupare che farò questa cosa. E con il senno del poi abbiamo capito che in realtà questa stanchezza nascondeva qualcosa di più rispetto alla un po' diciamo una scusa o una semplice così voglia un po' di riposarsi durante le vacanze di Natale, durante il periodo di Natale. Quindi ci è sembrato un po' così opportuno dedicargli questo momento. Io ho conosciuto Aldo quando abbiamo parlato con i colleghi eccetera, al di là degli aspetti accademici o scientifici magari dei quali ora dirò qualcosa, quello che ci ha subito accomunato era un po' l'aspetto personale, la sua diciamo qualità, la sua mitezza, la sua capacità di metterti ad agio, diciamo, di metterti a tuo agio. Io l'ho conosciuto durante il dottorato, e come capita a volte, allora c'è il dottorato, no, quello monolitico a Firenze, per cui insomma arrivando da altre zone periferiche eccetera, uno era un po' spaesato, spaurito, terrorizzato per certi versi, e ricordo che come capita in queste situazioni uno degli escamotaggi che a volte si cerca per era quello di trovare delle persone un po' come l'imprinting di Connor Lawrence, di attaccarsi a una persona che ti dà l'impressione di tenderti la mano. Aldo era una persona di questo genere, cioè alle prime battute, ai primi scambi, ti metteva subito, ti creava appunto quella condizione che è straordinaria, per cui ti sentivi veramente accolto. E poi fino all'ultimo aveva questo stranissimo modo, l'ho detto anche a Paola, no? Quando andavo a casa sua, mi ospitava eccetera, mi ricordo quando ci salutavamo, quel suo straordinario modo, buone cose, no? Una cosa, quindi diciamo una grande amicizia, un grande legame. Voi sapete tutti che Aldo in realtà fa il dottorato negli anni 80, credo nell'83 avesse preso si laurea nell'83, fa il dottorato poi alla Cesare Alfieri, e sì dal dottorato ci sono un po' due questioni che lo aiuteranno, che lo accompagneranno per tutta la sua carriera sostanzialmente. La prospettiva comparata: lui farà una tesi di dottorato sulle politiche di austerità nei paesi diciamo socialisti, allora socialisti, Francia, Spagna, e ovviamente in prospettiva anche il caso italiano. Questi due grandi temi lo accompagneranno sempre: caso italiano, sistema politico italiano, ma legato sempre a una prospettiva comparata. Che non necessariamente voleva dire occuparsi poi di altri paesi, ma era anche un modo per continuamente mettere a fuoco e aggiustare il tiro sul caso italiano. La comparazione non era soltanto fare altro, ma era un modo di ritornare continuamente sui suoi temi. Lui ha dato due grandi, ha fatto tante cose, e una legata al suo carattere, dico a Paolo, era Aldo era una persona, a volte ti faceva disperare quando si collaborava con lui, no? Però era una forse delle persone più collaborative che ci siano al mondo, cioè nel senso che lui era
disponibile e aperto a qualunque tipo di collaborazione e collaborava continuamente con tutti. Molti suoi lavori non a caso sono a più film, a quattro mani, a sei mani, forse anche a otto mani in qualche caso. Vabbè, penso a Paolo, ma penso anche a Danilo Giannetti, insomma gli ultimi tempi ha scritto molte cose e ha lavorato molte cose con loro. Ci sono tre flash e poi chiudo, che vanno sicuramente ricordati. La dedizione assoluta che ha dedicato per tanti anni all'osservatorio, ai quaderni dell'osservatorio elettorale. Lui subentra ad Antonio Agosta e mi fa piacere. No, che ti do una cosa, abbiamo fatto un numero insieme in cui ci siamo passati il testimone. Tra l'altro Antonio, poi vi ricordate, quaderni dell'osservatorio elettorale, questo importante contributo che ha dato un po' alla documentazione scientifica, elezioni nel mondo, elezioni in Italia. E Antonio prima e diciamo Aldo dopo hanno seguito in maniera sistematica le vicende italiane, che era un po' complicata perché non erano soltanto le elezioni politiche, no? Tutti i tipi di elezioni. E Aldo, diciamo, e se qualcuno va a leggersi quelle cose, nota come dire quella sua arguzia per cui non si accontentava mai di essere meramente descrittivo, aggiungeva sempre qualche cosina. Che cos'era questa cosina? Lui in realtà, da quando aveva iniziato a collaborare in maniera sistematica anche con Dalimonte e Bartolini prima e poi con Dalimonte e Chiaramonte per i numeri del Mulino che seguivano le elezioni, aveva cominciato a mettere a fuoco un tema che l'avrebbe accompagnato poi fino agli ultimi giorni di vita e di riflessione, cioè il tema della teoria dell'offerta. Guardare la competizione politica guardando le dinamiche di coordinamento strategico dei candidati e dei partiti e come questo ovviamente intercettava e a volte anche finiva per manipolare strategicamente i comportamenti degli elettori. Ho sempre detto che forse dovremmo rimboccarci le maniche e raccogliere noi un po' i lavori che sistematicamente Aldo ha fatto per cercare di dare a questa teoria dell'offerta forse una veste un po' più sistematica. Io so che lui voleva fare questa cosa, avevamo tentato di fare anche un volume, un manuale di scienza politica, e lui si doveva occupare proprio di un capitolo sulla competizione, in realtà poi questa cosa non andò in porto, ma ecco, c'era l'idea in Aldo di arrivare ad una sistematizzazione di questo enorme materiale empirico, per questa sua smania a volte anche nevrotica del gusto del particolare, del perfezionismo, del rigore anche nell'analisi, e forse un po' anche l'ha penalizzato anche in termini concorsuali probabilmente, no? Perché poi per esempio non fece mai la monografia, che forse l'avrebbe anche lì, devo dire, affrontato con molta eleganza la vicenda. Un'altra cosa, vabbè, poi l'altro grande contributo negli ultimi anni è stata un po' la collaborazione dal 2001 ai primi, prima con Leonardo Morlini e poi con Marco Tarchi, sul famoso osservatorio delle trasformazioni dei partiti in Italia, dove lì la sua analisi dell'offerta è diventata, si è spostato di campo, non più semplicemente l'analisi strategica, ma l'analisi organizzativa, l'analisi delle funzioni dei partiti, l'analisi dei profili sociografici e politici del ceto politico. Guardate, anche qui c'è un enorme lavoro di documentazione che forse prima o poi dovremo dare un adeguato eco, che è il lavoro che hanno fatto assieme a Paola Bordandini, un po' abbiamo collaborato anche noi, insomma, però loro sostanzialmente hanno poi si sono caricati l'onere, diciamo, della sistematizzazione di tutto questo materiale, cioè di rendere pubblici i questionari, le interviste, i profili sociografici dei delegati dei partiti. E sono usciti tanti volumi, credo che sia una delle cose, anche qui forse magari teoricamente, insomma, però un'opera di documentazione straordinaria. Ecco, uno dei grandi, a volte un rammarico che ho, a volte quando ci penso, è che non siamo mai riusciti poi a produrre un volume forse un po' più teorico e più sistematico di questa enorme quantità di dati che si è lavorata. Però forse anche questo, come dire, va bene così, ci sono i dati, chi volesse
appropriarsi, non utilizzarli, farà bene. Io non voglio dire altro. Quando mi disse Pietro Grilli di Cortona, ma vuoi provare tu a scrivere qualcosa per i soci della SISP? Io questa la voglio citare perché mi venne subito in mente una citazione di Bulgakov che dir si voglia, del Maestro e Margherita, quando a un certo punto in una delle prime pagine, per l'esattezza pagina 43, non sono un maniaco delle citazioni, dice, perché è una frase che da quando lessi la prima volta con i calzoncini corti questo libro mi è rimasta scolpita nella mente, già l'uomo è mortale, ma questo sarebbe il meno. Il guaio è che a volte muore all'improvviso, ecco il punto. E in generale non può prevedere il mattino che cosa farà la sera. Però poi abbiamo aggiunto, forse, il modo di raccontarci le cose, di ricordare, di raccontare, di parlare dei nostri cari, dei nostri amici, è un modo in qualche modo, scusate il bisticcio di parole per tenere vivo il ricordo. E chiudo. Un famoso antropologo, Remotti, una volta mi disse, parlando di un suo caso, parlavamo, mi disse che in una delle sue tribù che aveva studiato, i Banande del Centrafrica, c'è una strana, credono, parlavamo ovviamente di queste cose, e mi disse c'è una strana credenza, la credenza è che lo spirito delle persone che ci lasciano vive con noi fin quando qualcuno parla di quelle persone. Io l'ho trovata straordinaria questa cosa, forse un po' meno impegnativa, no? Di una visione cattolica dell'anima, eccetera, però l'ho trovata di una straordinaria umanità. Le persone che ci lasciano sono lo spirito di quelle persone con noi finché c'è uno che le ricorda, che ne parla e che a volte anche le sogna. Fabio, lascio il testimone a te perché... Ringrazio, certo, dopo questo toccante e commovente ricordo di Aldo, sembra quasi superfluo dover dedicare altro spazio per presentare un prodotto scientifico editoriale, insomma, sembrerebbe quasi il giusto congedo di un convegno che è stato impegnativo e appassionante per tutti noi. Però forse il modo migliore per poter ricordare uno studioso e parlare di questioni che a quello studioso interessavano. E quindi è una cosa interessante. Io ringrazio Francesco, l'Università della Calabria, che si è resa disponibile, venuto a contribuire alla confezione di un numero monografico, ma soprattutto a presentare questa rivista che nasce qui, non nasce qui all'Università della Calabria, nasce qui alla SISP. Partecipazione e conflitto nasce da un incontro che alcuni giovani accademicamente, non necessariamente giovani anagraficamente, studiosi, di partecipazione politica convenzionale e non convenzionale, se stiamo a quello che ci raccontava Leonardo Morlino, oggi possiamo dire che in molti casi di fronte alla crisi di rappresentatività dei partiti politici la partecipazione politica non convenzionale diviene convenzionale, di conseguenza è molto più sensato parlare di partecipazione politica istituzionale o non istituzionale, ecco, eventualmente. Bene, si sono messi insieme e hanno deciso di fare rete, cioè di produrre un prodotto scientifico editoriale all'epoca, dico all'epoca perché adesso ci siamo internazionalizzati, ma fortemente radicato in Italia, che in qualche modo potesse ospitare, diciamo, contributi specifici sulla partecipazione politica. Poi la rivista è cresciuta, nel senso, e ci siamo incontrati a un convegno SISP di Bologna, quello del 2006, facemmo una grande riunione e solo dopo 2 anni, perché il lavoro anche di messa di sintesi tra gruppi molto eterogenei è stato durato 1 anno, ci siamo incontrati in giro per l'Italia più volte per mettere in piedi quello che poi sarebbe diventato Partecipazione e Conflitto, che per i primi 6 anni di vita è stata pubblicata in italiano prima, in più lingue poi da Franco Angeli. Poi abbiamo fatto la scelta che oggi io sono uno di quelli, se ne parlava prima, che ha difficoltà a pensare al libro elettronico, nel senso che ho bisogno della puzza o del profumo della carta nel caso del testo, mentre ci siamo resi conto che ormai quando dobbiamo cercare l'articolo di una rivista tutti noi mettiamo mano a Google. Quindi abbiamo pensato non solo
di creare una rivista online, ma di renderla open access, cioè creare le condizioni per cui non si debba né inseguire gli abbonamenti, evidentemente, né far pagare negli autori, evidentemente, ma neanche i lettori, cioè mettere a disposizione della comunità scientifica internazionale. Fin dalla nascita, non ci siamo posti il problema, non esisteva all'epoca l'Ambur e neanche era immaginata, però siamo subito nati rispettando quelli che in qualche modo erano gli standard delle nostre riviste di riferimento, che era l'American Political Science Review e l'American Journal of Sociology, perché la partecipazione al conflitto nasce da un incontro tra studiosi che si occupano dello stesso tema, ma che a prescindere dal loro incardinamento accademico, diciamo, hanno prospettive, diciamo, in cui c'è questo desiderio di creare sintesi tra due discipline sorelle, cioè la scienza politica e la sociologia politica. Quindi ci sono numeri in cui questa transdisciplinarietà emerge con forza, numeri in cui apriamo anche al contributo dei geografi politici, degli urbanisti, evidentemente su alcuni temi importanti come quella dell'ultima issue, che parla di resilienza sociale, evidentemente, dove il contributo di antropologi, economisti e geografi è fondamentale per capire quello che succede. E evidentemente abbiamo subito rispettato quegli standard, soprattutto nella scelta di selezionare gli articoli. Eravamo molto attenti perché veramente eravamo molto, molto giovani, anche anagraficamente, quindi eravamo attenti a produrre un prodotto che non venisse rappresentato come l'arroganza di alcuni gruppi di giovani che pensavano di poter fare una cosa così importante. E devo dire, questo ci è stato d'aiuto, perché poi quando è arrivata l'Ambur, a prescindere da quello che noi pensiamo dell'Ambur, è stato molto semplice conquistare la fascia quasi immediatamente. E su questo c'è un piccolo nodo dolente, nel senso che l'abbiamo immediatamente conquistato, chiaramente, nel senso quando l'età di vita ce l'ha consentito, nel senso che eravamo valutati per il numero di issue che in qualche modo avevamo prodotto, adesso siamo a 22 fascicoli già pubblicati, e ci hanno dato subito i settori di 14 C1, C2, D1, no? Sostanzialmente di area sociologica. Con i politologi continuiamo, con la scienza politica continuiamo ad avere qualche piccolo problemino, perché e questo un pochino ci dispiace perché prima di tutto nasciamo all'interno della SISP ed esprimiamo uno standing group all'interno della SISP che nasce l'anno dopo rispetto alla rivista, quindi dalla rivista è nato uno standing group che organizza, diciamo, una parte significativa, anche partecipa quindi all'organizzazione, una parte significativa della dal punto di vista scientifico di questa grande associazione, importante associazione, ma perché poi all'interno di questa rivista, effettivamente, sia nel comitato scientifico che nella redazione, ci sono tanti politologi. Allora adesso i sociologi sono tutti contenti di pubblicare su questa rivista e i politologi lo fanno, e però non si vedranno poi a livello di abilitazione riconosciuti il lavoro e il contributo, e quindi io credo che comunque questa anomalia, questa contraddizione si sciolga anche adesso, perché l'unica condizione che negli ultimi due anni la comunità politologica ha posto è l'ingresso in Scopus, e un mese fa è arrivato, dopo due anni di valutazione, l'annuncio che partecipazione in conflitto è indicizzata in Scopus, quindi credo che, voglio dire anche, spero di essere certo che nelle prossime, diciamo, proposta di upgrade le riviste non ci siano dubbi nel in qualche modo garantire la fascia anche per il settore, diciamo, di STS04 sostanzialmente, che è un settore ottimamente rappresentato all'interno di questa rivista. Vi do una evidentemente l'aspetto OJS di Open Access è particolarmente semplice e intuitivo, a parte tutte queste indicazioni che chiaramente sono sintetizzate sostanzialmente all'interno della funzione about, per intenderci abbiamo un comitato scientifico di tutto rispetto di livello internazionale, ed è internazionale anche in termini di appartenenza accademica e anche di, diciamo, lingua madre in molte circostanze, anche gli esponenti del comitato di redazione che vi racconto un attimino come lavoriamo, questo perché se qualcuno volesse essere interessato. Sostanzialmente noi lavoriamo organizzando tutte call per special issue, e poi c'è una
non avendo problemi di spazio, evidentemente altra grande risorsa della pubblicazione online, c'è una sezione open section sostanzialmente dove articoli che non sono legati alle call possono essere tranquillamente pubblicati, e diciamo che stanno un po' fin troppo aumentando, perché per intenderci per le call siamo già prenotati fino al numero 2 del 2017 sui monografici, e va bene, ma un anno prima rilanciamo. Gli open section evidentemente non c'è questo problema. Come facciamo a selezionare gli articoli? E questo è certificato anche attraverso la costituzione di un archivio interno. Quando ci viene sottoposto un articolo, tutta la redazione, adesso siamo diventati 17, viene messa a conoscenza di questo articolo. È un mestiere, cioè io mi sono reso conto che gestire una rivista che vuole mantenere questi standard vuol dire che 2 o 3 giorni a settimana ci si dedica alla rivista. 2 o 3 giorni a settimana non pieni, ma questo è il tempo. Tutta la redazione discute l'articolo, 2 membri della redazione più competenti dell'articolo lo leggono e danno un primo input all'autore. Il primo input è naturalmente o subito rifiuto, perché l'articolo o non rispetta il proprio standard o non è attinente con la rivista stessa, oppure gli si danno dei primi consigli che gli garantiscono di aumentare la possibilità che dai riferii esterni in qualche modo l'articolo voglia essere approvato. Il nostro grande ambizione non è come alcune riviste internazionali che, per dire che sono riviste serie, ti dicono che pubblicano il 5% degli articoli che rimangono. La nostra grande ambizione è garantire di creare insieme agli autori le condizioni per cui gli articoli possono, nel percorso di rimaneggiamento e di revisione, essere messi nelle condizioni per essere messi a disposizione della comunità scientifica. Quindi a noi ci va di pubblicare gli articoli che ci vengono sottoposti quando chiaramente rispondono a certi standard. Quando l'autore, diciamo, rimette mano all'articolo sulla base degli input della redazione, vengono individuati 3 referi anonimi. I 3 referi anonimi non sono necessariamente parte del comitato scientifico nazionale e internazionale, nel senso che vengono scelti veramente o sulla base delle nostre reti di ricerca intellettuale, o molto banalmente a volte su Amazon, cioè questo veramente viene fatto in base al tema dell'articolo, all'approccio metodologico dell'articolo, per evitare discriminazioni. A noi sono sufficienti 2 referaggi, generalmente ne coinvolgiamo 3 perché sappiamo che non è facile che tutti quanti accettino. Il referaggio generalmente è relativamente rapido, nel senso che noi diamo ai referi 45 giorni, non tutto il tempo che vogliono, e dopo quei 45 giorni chiaramente si apre il rapporto tra autori e referi anonimi, e questo sostanzialmente rende particolarmente complesso. E questi per gli articoli di open section. Per gli articoli di single issue, evidentemente, anche per darci un pochino di lavoro, si delega, diciamo, ai guest editors. All'interno dei guest editors generalmente esiste un membro della redazione o del comitato scientifico a garanzia della correttezza delle procedure, e poi io personalmente, un altro membro della redazione, segue comunque tutto il percorso di confezionamento. Per esempio, nel caso dell'ultimo numero monografico sulla resilienza sociale, qui abbiamo Simon Maurano, che è uno dei curatori della single issue e della special issue, vi era Francesca Forno dell'Università di Bergamo, che è membro del comitato di redazione, quindi era a garanzia, e che regolarmente ogni mese per un anno mandava informazioni alla redazione. Il numero sui partiti politici, New Perspectives of Party Politics, vi metto qua l'archivio così vi vedete bene o male i numeri, che dal 2014, quando ci siamo internazionalizzati, quindi ora rispondi, io continuo a non usare il mouse perché non sono abituato a usarlo. C'era Francesco, che fa parte del comitato scientifico della rivista, e poi seguivo io naturalmente tutta la dimensione. Quindi in realtà è complicato e lungo poter pubblicare su partecipazione e conflitto, ma non è impossibile, perché c'è un impegno collettivo a creare le condizioni per cui l'articolo possa essere messo, diciamo, a disposizione della comunità scientifica. Questo è quanto per quanto riguarda le modalità di organizzazione della rivista stessa. Evidentemente poi ci siamo dati un taglio. Se inizialmente eravamo una rivista dedicata essenzialmente ai processi partecipativi e quel focus, quindi al ripensamento anche di alcune pratiche democratiche, quindi quel focus nella cultura scientifica di chi in qualche modo ha voluto pensare nel 2006 questa rivista, rimane, è evidente che ci siamo posti anche il problema di allargare, diciamo, gli orizzonti, no?
e quindi diciamo ci siamo avvicinati molto a una rivista tra virgolette generalista. Per esempio, io che sono un sociologo politico e quindi evidentemente mi pongo anche il problema di quell'orizzonte politico, avevo pensato di organizzare, e l'abbiamo organizzato, un numero monografico su New Directions of Political Sociology, dove hanno pubblicato, diciamo, messi sotto referaggio, tra l'altro, che poi si tratta là, i principali sociologi politici a livello europeo e internazionale. E quindi è stato un buon numero, perché sono quelli che poi non hanno problemi a farsi mettere in discussione, quindi si divertono a dibattere con i referiti. Così come un numero su statistica e attivismo, statistica e attivismo, come storicamente i soggetti della partecipazione non istituzionale utilizzano la statistica anche come strumento di comunicazione. Quindi sono strumenti, è una rivista, diciamo, che si pone il problema di non essere una rivista classica, ma di porsi il problema delle nuove prospettive di indagine su temi classici. E quindi è carino anche come sfida intellettuale. Io non voglio dedicare oltre altro spazio, diciamo, alla presentazione della rivista, anche perché minimamente credo che ormai sia nota, diciamo, alla comunità scientifica, e volevo lasciare la parola, diciamo, ai curatori degli ultimi due numeri monografici che in qualche modo vengono qui presentati, cioè il numero su New Perspectives of Party Politics, e la, che è un pochino più facile da intendere per la comunità di scienziati politici, e invece l'altro numero su Between Residence and Resistance. Vi spiego un pochettino dentro quale logica abbiamo concepito, cioè nell'ambito soprattutto sociologico, ma non solo. Se da dieci anni fa, per 5 anni almeno, quando si andava a guardare, diciamo, il tema che andava alla moda nella scienza politica, ma anche nella sociologia politica, la maggior parte degli articoli si dedicava alla democrazia deliberativa. Negli ultimi 5 anni il tema che va alla moda è la resilienza sociale, la social resilience. Allora, fermo restando che quando un tema va di moda diventa un pochino antipatico, quindi dedichiamo un numero sulla resilienza sociale per dire non vogliamo più sentir parlare di resilienza sociale, la logica è cercare di capire in che termini i cittadini agiscono in termini resilienti, e quindi attraverso un contributo, diciamo, interdisciplinare di molti autori non necessariamente italiani, anzi quasi tutti mi sembra che in qualche modo siano internazionali, che non si pongono problemi di fasce, di scopus e così via, a livello internazionale scrivono e pubblicano, non hanno lo spazio di farlo, e sostanzialmente la resilienza, così come è stato concepito, è un concetto normalizzante. Laddove lo Stato fa un passo indietro, il cittadino per sopravvivere cerca di reagire. Non ho i soldi per comprarmi la verdura, ho un pezzo di terra, mi faccio l'orto sociale, oppure occupo un pezzo di demanio e me lo faccio, e magari faccio l'orto pubblico, no? In questo senso. Quindi ha un concetto perfettamente normalizzante che nulla ha a che vedere con la politica. È evidente. Cioè sostanzialmente ha una potenzialità, oppure le attività di mutuo soccorso, un pochino come nell'Ottocento, nel fine Ottocento, quando le società di mutuo soccorso, che di per sé non nascono come azione politica, si politicizzano e diventano poi la base per la costituzione dei partiti socialisti, per intenderci, quindi diventano soggetto politico. Di fronte a una regressione dello Stato, un po' ovunque, rispetto alla cura, diciamo, di alcune garanzie sociali, per diverse ragioni che non siamo qui adesso a discutere, i cittadini reagiscono e reagiscono attraverso esigenze di sopravvivenza. Voi sapete che ci sono 76 fabbriche occupate e recuperate nel nostro paese, come in Argentina, non se ne parla. Vuol dire fabbriche fallite che gli operai hanno occupato, hanno costruito una cooperativa e hanno mantenuto l'assetto produttivo abbassando chiaramente la filiera e l'hanno continuato la produzione. Esiste anche un sistema normativo, una legge in Italia che lo consente. Pochi lo sanno, perché non si può pubblicizzare il fatto che è possibile produrre senza padroni, no? È difficile, non è il caso che sono proprio i sindacati che hanno difficoltà qua a accettare queste nuove operazioni, perché perdono il potere contrattuale. Sono quelli che dicono il proprietario, l'imprenditore deve salvare la fabbrica, non devono essere gli operai a assumersi la responsabilità, perché vogliono la controparte, ovviamente. Quindi sono cose strane, nuove, che molto spesso sono messe in rete. Nel momento stesso in cui vengono messe in rete, acquisiscono soggettività politica, perché tutte queste esperienze non sono semplicemente azioni di sopravvivenza, ma diventano una modalità con cui i cittadini ti dicono: io vi dimostro che posso fare alcune cose in maniera diversa, e quindi rappresentano la rappresentazione, il frame di un modello di società alternativa.
e quindi probabilmente oggi la società civile organizzata che fa opposizione sociale la fa più attraverso queste esperienze che non attraverso la riconoscenza, la propria adesione ideologica o appartenenza a un soggetto politico classico. E questo è un problema della politica classica che inevitabilmente noi abbiamo cercato in maniera problematica, cioè gli autori di questo numero, in qualche modo di affrontare e cercare anche di analizzare, e mette fortemente in discussione o comunque sia problematizza il rapporto tra società politica e società civile, se è ancora questo tipo di, diciamo, dicotomia ha senso. Quindi lascio, diciamo, la parola, non so, a Marco, a Francesco stesso per presentare il numero sui particoli, dice se Simon vuole parlare, vuole dire qualcosa sul diciamo Simon, che tra l'altro non è né un sociologo né un politologo di formazione, no, infatti, è un geografo politico, quindi è accurato e tra i co-curatori abbiamo una sociologa politica, un economista e un geografo politico che sono tra gli esperti del numero sulla resilienza sociale, del cui hanno scritto però politologi e sociologi politici. Infatti di quello poi ne abbiamo fatto, come dire, la nostra introduzione, nel senso che era proprio quello, diciamo, sforzo di mettere insieme discipline differenti su problematiche simili. Certo. Magari prima la parola Marco, vuoi dire qualcosa sul numero dei partiti, su come vi siete mossi? Intanto io vi metto l'indice, così lo vedete. Ah, sì. Sì, vediamo. Buongiorno. Il numero sui partiti politici è stato coordinato da Francesco Ragnolo, da Lorenzo Migliani, che non è potuto essere presente questa mattina, e da me. Perché un numero sui partiti politici? Ovviamente i partiti politici sono un argomento mainstream della scienza politica, io comincio a parlarne, poi se Francesco vuole integrare ovviamente sono felice. I partiti politici sono appunto un argomento mainstream della scienza politica, della sociologia politica contemporanea, e quindi è evidente che diciamo, l'attenzione allo studio della trasformazione, dei cambiamenti, dei processi di trasformazione dei partiti politici continua a essere un oggetto particolarmente interessante nella scienza politica e nella sociologia. Rispetto ai partiti politici, noi abbiamo cercato di affrontare, e sono presenti sotto traccia o evidenziate più esplicitamente nei singoli contributi degli autori che hanno partecipato al numero monografico, tre argomenti fondamentali, tre piste di ricerca che continuano a essere particolarmente interessanti. La prima è la questione del rapporto tra partiti e democrazia. Ero a cena, per esempio, giovedì sera con Damiano Palano, e Damiano Palano proprio in questi giorni pubblica un libro sul rapporto tra democrazia e partiti, che viene affrontato anche nella nostra special issues, per esempio da Segatori, che individua i clirigis, i nuovi clirigis attraverso cui si possono costituire i partiti politici. Il rapporto tra democrazia e partiti è appunto un rapporto centrale. Si può immaginare una democrazia senza partiti? È possibile individuare democrazie storicamente determinate, forme di governo democratico senza partiti? Ovviamente la mia risposta è negativa, non ricordo a memoria storica, anzi i partiti sono nati nel momento in cui nascono le democrazie e svolgendo un ruolo che hanno sempre svolto e che continuano a svolgere, che è un ruolo di gatekeeper, di guardiani del cancello, di cinghia di trasmissione tra cittadini e istituzioni. E nonostante i limiti, nonostante appunto le trasformazioni nella funzione dei partiti politici, questo ruolo continua a essere svolto dai partiti. Ovviamente anche da altri soggetti, quali i movimenti, le lobby, ma i partiti rappresentano uno strumento fondamentale che può in maniera continuativa nel tempo mettere in connessione la società con le istituzioni, e quindi portare all'interno delle stanze dei bottoni dove avviene il processo decisionale appunto le questioni di interesse generale. Il secondo argomento, una seconda pista di ricerca che viene affrontata, che mi sembra particolarmente interessante, è la questione organizzativa, di cui anche Francesco prima faceva riferimento nel ricordo di Aldo Di Virgilio, che è stato uno degli argomenti di cui Aldo Di Virgilio si è occupato. La struttura organizzativa dei partiti politici, che è un argomento non sempre affrontato perché è particolarmente ostico, ma sicuramente interessante nello studio della trasformazione dei partiti. Io mi occupo dello studio dei partiti della sinistra radicale, e la struttura organizzativa dei partiti rappresenta
un tema centrale, anche in connessione a eventuali successi, successi elettorali che i partiti possono avere in riferimento anche alla struttura organizzativa. Come ultima questione, anche la questione, diciamo, del contenuto ideologico e della trasformazione del contenuto ideologico dei partiti, su questo Sant'Ambrogio che non è intervenuto ma dà un contributo nella riflessione interessante nell'individuare la trasformazione dell'ideologia a immaginario sociale, fatto da valori non sempre collegati tra loro ma che determinano un orientamento valoriale diverso rispetto al passato. Tutti questi argomenti sono stati trattati diversamente all'interno del comune monografico. Gli autori che sono stati coinvolti sono quelli che potete leggere dall'indice. L'individuazione di questi contributi è stata fatta, come diceva Fabio, attraverso una folder. Noi abbiamo, dopo aver fatto una prima selezione di tutti i contributi che ci sono arrivati, abbiamo individuato quelli da poter mandare al referaggio, e attraverso il rapporto tra il referì e gli autori si è determinato un prodotto conclusivo che è quello poi che è andato in pubblicazione. Questo molto velocemente per presentare il numero sui partiti. Non so se Francesco Ragnolo vuole integrare. No, evidentemente sono due cose. Uno dei due criteri che ci hanno, i tre criteri che ci hanno un po' ispirato erano prospettiva comparata, anche partendo da casi però che avessero anche studi di caso che però dessero anche implicitamente uno sguardo un po' più generalizzato, la possibilità di cogliere temi nuovi o comunque temi anche discutibili, no? Dai nuovi partiti, dai 5 Stelle, alle nuove questioni, il finanziamento dei partiti, il problema del rapporto con la legislazione, il problema della trasformazione delle strutture sociali, il problema della crisi del welfare, delle politiche di austerità, cioè ci sono tanti temi nuovi o temi attuali. Il terzo, per quanto è possibile, l'idea era la sinistra radicale che ha avuto un ruolo importante e molti contributi sono anche, come dire, anticipatori di temi che sarebbero poi balzati sulla cronaca dei giornali. E poi, per quanto è possibile, abbiamo cercato di dare spazio ai giovani, dalla curatela anche ai contributi. Questi erano i tre criteri che ci avevano un po' seguito. Io ora sono però curioso di ascoltare il tema sulla resilienza, mi fermerei. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Effettivamente, come diceva Fabio, la resilienza è un concetto alla moda in questo momento, quindi era il caso di, diciamo così, parlarne per poi forse magari superarlo. E ad ogni modo, lo special issue è stato coordinato appunto da me, da Francesca Forno, che è una sociologa che si occupa di movimenti sociali e di consumerismo politico. Abbiamo coinvolto anche Giacomo D'Alisa, che è un economista ecologico, potremmo definirlo, e lavora all'ICTA di Barcellona, si occupa di decrescita e di anche lui di movimenti sociali. E tutti e tre i guest editor che siamo noi siamo comunque coinvolti in qualche maniera, o siamo stati attivisti in alcuni di questi movimenti, quindi li conosciamo anche, sì, proprio dall'interno, esatto. E quindi pensavamo appunto di, partendo appunto dalla questione della crisi economica, volevamo capire cosa succedeva dentro questi movimenti, e se è vero che esistono nuovi movimenti sociali che sono soprattutto si stanno, come dire, adattando a questa crisi, lavorando dentro un'altra arena che non è più l'arena politica magari, ma è l'arena del mercato. Ovviamente non sono cose nuove, dei gruppi di acquisto solidale se ne parla da tempo, anche del commercio ecosolidale eccetera, questo, come accennava Fabio, ovviamente è una questione anche di perdita della rappresentanza politica, e è un lavorare di questi movimenti su quello su cui è ancora possibile lavorare, quindi resilienza, sopravvivere anche, reagire allo shock esterno che può essere appunto quella della crisi economica, delle politiche di austerità, cercando di
adattarsi e avere, come dire, delle reazioni, delle soluzioni, trovare delle soluzioni al problema in maniera autonoma. Quindi questi movimenti, questi nuovi movimenti, questa della cosiddetta nuova economia o pratiche di consumo responsabili, pratiche di sostenibilità in generale, uniscono un pochino quella che è una esigenza personale di far fronte a una crisi a quella che erano, quelle che erano tutte le istanze di movimenti diciamo per la antiglobalizzazione, per una nuova globalizzazione, eccetera. Quindi fondamentalmente in questo numero abbiamo provato a mettere semplicemente insieme queste competenze per cercare, le abbiamo chiamate ridondanze di questi fenomeni sociali, quindi studiati da più punti di vista, abbiamo, come dire, accettato appunto diversi punti di vista sulla questione e mettendo insieme le nostre competenze e le competenze degli autori. Ad esempio Giacomo D'Alisa è appunto interessato alla questione della decrescita e come per esempio una delle questioni di cui si è occupato è appunto la decrescita e la riconscientizzazione politica che avviene dentro questi movimenti. Quindi il passaggio dalla resilienza alla resistenza, ovviamente, e lui parla, categorizza un po' questi movimenti, i movimenti della società civile e della società incivile, ovvero sia quelli della società civile li conosciamo, sono appunto le associazioni, l'associazionismo in generale e magari appunto anche quelli che lavorano dentro queste pratiche di nuova economia, partendo da un consumerismo politico e da una produzione più sostenibile. Quelli cosiddetti della società incivile sono quelli che si concentrano un po' più sulla protesta. Poi tutte queste pratiche, come dire, spesso e volentieri convergono, però ecco, lui dice entrambe questi membri della società civile e questa società invece incivile sono interessanti per andare a cercare appunto una nuova forma di società alternativa a quella del neoliberismo economico. Quelli della società civile sono utili perché praticamente riescono ad allargare il campo a tutti i cittadini e sono anche, come dire, più accettati. Quelli invece della società cosiddetta incivile naturalmente sono un po' meno accettati a livello sociale, però rispetto agli altri sono quelli che non entrano in, non vengono mai cooptati dal potere politico, quindi non rischiano su questo punto di vista quindi di avere indebolita la propria azione. E poi Francesca Forno appunto si occupa di consumerismo politico e quindi da lì è nato poi da un lavoro di Forno e Graziano è nato praticamente la questione dell'interesse verso l'arena del mercato come nuova arena di intervento di questi movimenti sociali, che è un po' un ritiro se vogliamo, ma poi quando, come dire, crea comunque delle condizioni per tornare ritornare su una eventuale ricoscientizzazione politica di questi movimenti e quindi creare le condizioni per tornare anche a quella che è la resistenza, quindi la protesta, non soltanto l'autonomia e di gestione dei propri problemi di crisi economica. E vabbè, come geografo mi occupo appunto delle questioni della territorializzazione, quindi individuo questi movimenti, cioè la geografia individua questi movimenti come possibili
come dire, attori della riterritorializzazione, della riterritorializzazione, ad esempio quelli sul cibo, naturalmente, tutte le alternative food networks, queste reti alternative di cibo, stanno in qualche maniera riterritorializzando, ad esempio attraverso gli acquisti solidali, i nuovi produttori sostenibili, eccetera, stanno ricreando degli spazi sia all'interno delle città sia intorno alle città di valorizzazione proprio del territorio. E, insomma, alla fine abbiamo raccolto vari casi, purtroppo la gran parte di questi casi, cioè tutti questi casi sono soltanto europei. Avevamo due casi sulla Grecia che non sono andati a buon fine, e volevamo fare anche un confronto internazionale con l'Africa, ma c'era soltanto un caso, insomma, però alla fine tutti questi casi, per esempio da quelli che si sono occupati di degli squatter ai orti urbani, gruppi di acquisto solidale, eccetera, fino a quell'alleanza che c'è tra produzione e consumo. Qui abbiamo Federico Oliveri, che si è occupato proprio del caso di SOS Rosarno, e è indicativo il suo caso studio, proprio perché parla della questione tra consumerismo politico, quindi consumatori attivi, e produttori che si vanno in alleanza con i consumatori a cercare di ricreare delle condizioni economiche, partendo appunto da una questione economica, e poi SOS Rosarno si spinge anche sulla resistenza, non solo sulla resilienza dei produttori e dei lavoratori, ma anche sulla questione della resistenza, perché SOS Rosarno è formata da attivisti, quindi c'è sicuramente una come dire, un'attenzione anche alla politica e alla coscienza politica. E quindi, diciamo così, in conclusione abbiamo raccolto questi casi parecchio interessanti, dove appunto si passa dalla resilienza degli orti urbani, che sono magari più qualcosa che riguarda la classe media, la voglia di ritornare alle origini, la voglia di fare socialità più che produzione vera e propria, fino alla resistenza alla resilienza mescolata alla resistenza del caso di SOS Rosarno, oppure al passaggio alla politica, partendo da questioni territoriali, come nel caso per esempio dei Paesi Baschi francesi, dove praticamente da pratiche di agricoltura sostenibile e gruppi di acquisto solidale si passa a istanze politiche, e quindi a una interessante commissione tra istanze territoriali, quindi i nostri produttori sono in qualche maniera speciali e dobbiamo proteggerli, e quindi questa cosa qua va a toccare ovviamente anche il tasto più propriamente politico nazionale. E vabbè, io avrei finito, perché non voglio rubare altro tempo alla questione. Non so, Fabio, se posso aggiungere una cosa. Certo. Al di là delle cose, mi interessava molto, anche perché abbiamo fatto bene con Marco un po' a dare più spazio a questo tema, che anche un po' per noi politologi è più esotico, no? Per gli esiti. Però devo dire, ascoltando, io mentre parlavi mi sono andato a rivedere, perché non mi ricordavo più un po' gli articoli che erano lì, dice. Ho trovato, era la mia prima impressione, ma in fondo, e qui mi rivolgo anche a Piero Fantozzi, ma nel discorso che faceva ieri Fortunata Piselli, sostanzialmente sul Mezzogiorno, in una visione diversa un po' dall'analisi, così come in una lettura anche tanti anni fa, no, famosi mediatori, di Gabriella Grimaldi, quando parlava dell'autodifesa della società, richiamando Polanyi. In fondo questo tema della resilienza, voglio dire, non ha una storia lunga, cioè un altro modo di vedere le dinamiche al di là dei processi convenzionali o istituzionali dei partiti, cioè in fondo nelle discorse ieri che faceva Fortunata Piselli, ma io ci vedevo, ho visto tanta resilienza, cioè tanti di questi temi sostanzialmente, ecco, magari non il consumerismo, non altro, ma che cos'è quel discorso che faceva ieri Polanyi, la Gribaudi, arrivando a
a Fortunata Piselli, inserita Piero, anche, però ecco, è inserita anche nei processi di solidarietà già preesistenti, esatto. Cioè non sono due cose diverse, appunto. Perché tutto il discorso sul consumerismo si è diretto in un processo di innovazione. Io credo che oggi invece c'è il tentativo, non sempre evidente, però c'è il tentativo di ritornare alle pratiche sociali, anche di solidarietà, il ripristino di alcune condizioni e quello di mediare tra aspetti, bisogni di contrapposizione al meccanismo che è quello poi prevalente al mercato, e quindi a tutte nuove forme di regolazione, perché sono contemporaneamente opportunità ma anche forme regolative. Prima l'ho detto male in velocità, però effettivamente, come dire, il fatto che questi movimenti si spostano sull'arena del mercato e non più sull'arena politica, o non tanto sull'arena politica, è proprio una questione che evidentemente deriva dal fatto che è lì il grosso del problema, nel senso che loro magari individuano il mercato come l'unico modo di, come dire, di trovare l'alternativa a quel tipo di mercato di sfruttamento, sia sociale sia ambientale. E ovviamente c'è un doppio problema, c'è il problema di creare un altro mercato, c'è il problema di regolare il mercato preesistente. Il problema è doppio. Spesso e volentieri magari questi movimenti escono da questo mercato e non ne vogliono sapere, quindi creano poi nuove forme, a volte sono delle strategy per cui alla fine magari nelle pratiche concrete vedo che c'è sempre questo doppio problema, che l'optimum sarebbe quello di però è evidente che dentro questo quadro di sopravvivenza inevitabilmente c'è un processo che tenta di regolare anche quello che esiste. È un meccanismo di regolazione che è difficile, ma va pensato, si va a tutte le forme nuove del turismo. Sicuramente poi anche la... A tutti i processi produttivi in agricoltura, all'agricoltura sociale, a tutti gli elementi che ci sono dentro, sono una serie di aspetti importanti che vengono ripristinati e innovati, questo allo stesso tempo. È un altro modo di vivere la tradizione, dentro un quadro, diciamo, anche di bisogni che sono cambiati, di qualità, di culture diverse. Fortunata diceva proprio questo, cioè la storia del Mezzogiorno sta dentro queste opportunità nuove. Cioè, quando Antonio non riusciva a cogliere, diceva: nessuno ha proposto niente di concreto. Lei proponeva proprio esattamente il contrario. Lei proponeva un cammino, mi sembra, che fosse un ripensamento alle politiche economiche, che in qualche modo, ma anche alla rivitalizzazione dei rapporti alla ricostruzione delle pratiche sociali, tutto questo. E poi in effetti c'è assolutamente dentro questi movimenti, penso a quelli sul cibo, c'è una assoluta ripresa di quello che sono le pratiche di solidarietà precedenti al mercato, o quello che è l'identità del territorio, eccetera. Quindi non è una cosa staccata assolutamente da quello che diceva. No, non è assolutamente. Cioè, noi bisognerebbe capire, anche da un punto di vista teorico, cioè forse avere una visione che appunto tenga conto anche di questa tradizione, di queste esperienze, di riflessioni, e poi probabilmente capire un po' qual è anche l'impatto. Il rischio è un po' il discorso che faceva, no, Pasolini, cioè a volte la romanticizzazione di fenomeni di micro resistenza che poi magari a livello sistemico finiscono per avere il fiato corto. Vi ricordate quando Habermas faceva Mondi Vitali e logiche sistema, no? Cioè, noi tutti facciamo il tifo per i mondi vitali, però poi sono arrivano. Però mi sembra un tema molto interessante. E la crisi delle forme istituzionali di partecipazione convenzionale, eccetera, apre scenari in questa direzione. Cioè, noi forse come politologi dovremmo anche, oltre a guardare i movimenti neopopulisti, forse dare più spazio anche a queste dinamiche che a volte non riusciamo a catalogare, ma che sono, no, nelle forme della partecipazione, sono quasi sempre legate a forme di partecipazione. Nel concreto
nascono da forme di resistenza, quindi nascono sempre da lì, forme di resistenza a questo, spazi di autonomia, quindi tutto il quadro è anche questo, è un, anche un nuovo tipo di partecipazione politica, cioè dove è difficile scindere la politica da un'azione economica, cioè è un modo di legare la politica all'economia in un altro senso, il tentativo. Non so, forse la subpolitica, però non mi piace il termine subpolitica, anche se è una cosa riduttiva. Vabbè, ok, molto interessante, quindi avremo modo di... Io posso aggiungere solo che quest'anno il comitato direttivo della SISP credo che prenderà di nuovo sul serio il discorso di partecipazione e conflitto, c'è un dibattito aperto, quindi lo dico a Fabio. Quanto facciamo dibattere come rivista? Una cosa no, no, ma è una cosa positiva. Devo dire, io mi sono trovato più volte nei comitati direttivi in cui si stava discutendo, e una volta devo dire quasi stava passando. In realtà a me non piaceva l'idea perché c'erano molti assenti. Ti confesso, lo confesso che in quell'occasione mi sono astenuto e non l'ho fatta passare, ma per una ragione molto semplice, cioè perché non volevo che si dicesse dei politologi, perché siccome c'era una prevalenza un po' di persone che collaborano e che vincono, cioè che è stato un po', ho detto no, deve essere una cosa consapevole. E Pietro Grillo allora mi disse no, è bene così, eccetera. Quindi abbiamo iniziato un discorso e ora credo che quest'anno si possa chiudere in maniera, come dire, degna e ovviamente così. Anche perché ovviamente, anche per i giovani soprattutto, no? Cioè collaborare a una rivista di un certo tipo, poi magari uno poi alla fine si trova sminuito il lavoro perché non è... Io però ogni tanto penso, se si fosse applicato questo criterio, vi ricordate per esempio il famoso saggio di Bobbio sul mondo operaio che ha fatto la storia della scienza politica, no? Cioè oggi con il criterio Hauer il 90% dei saggi che hanno fatto la storia delle scienze sociali in Italia verrebbero segati perché apparivano in rivista un po' bizzarre. Comunque una grande discussione delle comunità scientifiche sui processi, la standardizzazione dei processi di valutazione andrebbe fatta, perché poi se voi vi rendete conto in realtà tutti questi processi, non è un problema di Hamburg, anche a livello internazionale, portano fortemente a una standardizzazione dei saperi, cioè non è più consentita l'originalità scientifica e la creatività. E quindi i geni non nasceranno più, perché se nascono andranno a fare i punk a bestia, non gli scienziati di scienza, perché chiaramente potranno scrivere così e suonare per strada, ma non potranno più avere accesso alla scienza. Questo è un problema, quando ci arriviamo agli standard, perché comunque sia ci conviene farli, però magari secondo queste riviste ogni tanto uno lasciasse lo spazio. Basta che uno pensa alla storia della nostra esperienza, appunto ho fatto l'esempio di Bobbio, mi sembra, ma quanti altri esempi si potrebbero fare, quante altre riviste da... che ne so, da Segna hanno, no? Hanno lasciato dei contributi, stessa Micromega, Democrazia e Diritto, cioè pensate a tante riviste che oggi magari e che invece ci sono dei contributi cruciali per, la, per lo sviluppo delle nostre discipline. Io vi ringrazio ancora, grazie a voi.